Ciao ragazzi, oggi vi vorrei proporre un po' di pezzi che sono utili per chi si avvicina alla ritmica della chitarra in un modo un po' più, diciamo, approfondito e vuole capire e vuole esercitarsi un po' di più su alcuni pezzi che sono sicuramente molto famosi nel corso della storia. Il produttore che li ha scritti si chiama Neil Rhodes. Sicuramente i pezzi li conoscete, magari lui, magari il nome un po' meno, perché i pezzi magari sono stati scritti per Madonna, Duran Duran, tanti artisti che lui ha seguito nel corso della sua vita, perché ormai ha 67 anni, ma ha iniziato a scriverli da giovanissimo. È un chitarrista, ma scrive un sacco di cose, ha scritto un sacco di cose per band, in generale. Ad esempio, ti faccio sentire un attimo per un paio di minuti, proprio tre o quattro pezzi da cui ho tirato giù le basi e ho risuonato sopra le parti degli accordi. Sentili un secondo. Allora, ad esempio, prendiamo un brano come può essere Good Time per iniziare a capire come possono essere utilizzati questi accordi che lui utilizza su questo brano, che è uno di questi brani che ho appena proposto come esercizio, che può diventare un esercizio per approfondire un po' le ritmiche. In Good Time, ad esempio, c'è questo accordo. Questo accordo è un accordo di Mi minore 7, che noi di solito suoniamo in questo modo. Vedi? L'ho già proposto tante volte. Qui sei sul nono tasto, settimo tasto, ottavo tasto e settimo tasto. Non hai il basso di Mi. Poi, al secondo accordo, metti anche il La. Diventa un accordo sospeso, sus, perché abbiamo in questo caso anche il La. I due accordi con l'accompagnamento diventeranno in tal modo. Da qui ci spostiamo
con questo accordo. Vedi che abbiamo l'indice, tutte e quattro le note schiacciate sul quinto tasto, ma l'anulare è sulla nota del Re, sull'accordo del Sol, al settimo tasto. Questo accordo è un accordo di La sospeso. Senti? E va a chiudere sull'accordo di Re maggiore 7, che ha questa forma, settimo tasto, sesto, settimo e quinto, che è come se fosse un accordo di La maggiore 7 suonato in questo modo. Il La sarebbe la quinta al canto. Quindi l'accompagnamento lento diventa in questo modo. Ok, scusami. Questo è quello che chiaramente con il tempo un po' più spinto che è. Quindi cercare di mettere giù gli accordi in maniera corretta, in modo tale da mettere bene le note nel posto giusto e con la ritmica bene, fatta bene come lo sta facendo io. Ora prendiamo un altro pezzo che era notorio, su un pezzo negli anni 80 che era diventato famosissimo. Accordo di Re minore 7. Vedete che sto mettendo giù l'accordo di Re minore 7 e metto al canto questo Si che si sposta sul Do, in questo modo. E lo chiudo in questo modo. Quindi diventa. Mi sposto qui, vedete che è un Re con la nona, un Do maggiore con la nona, questo è un Sol, è un rivolto di Sol, vedete che ho il Sol, il Re e il Si e suona in questo modo, ripeto il Do e chiudo sul La. In questo modo, per poi ripetere. In questo modo. Il ritornello diventa in questo modo, vedete, con La maggiore e chiude sul Sol. Ritorna indietro. Questi sono gli accordi come vanno messi giù. È chiaro che il pezzo è molto più lungo e io ho fatto solamente dei pezzettini, ma ti sto dimostrando come sono messi giù gli accordi in maniera corretta del brano. È chiaro che le sonorità non sono quelle che vengono utilizzate nel disco, i suoni, scusami, non le sonorità, i suoni. Un altro pezzo, We Are Family, che è un pezzo strafamoso, che lo è stato,
sempre dance. Vedete qui, partiamo con questo fondamentalmente rivolto, che è un rivolto di La. Vedete che sono con il medio sul La, Mi, e in questo caso ho un Do diesis, perdonatemi. Ma fondamentalmente è questo rivolto, per chi si ricorda e ha seguito cosa sono i rivolti delle triadi, le posizioni, per cui. Poi lo suoniamo sul Sol, quindi posizionato sul decimo tasto. Poi abbiamo un Re maggiore, quindi dal dodicesimo, undicesimo e decimo. E poi abbiamo un Fa maggiore sul decimo tasto. Per cui farà questo. Una cosa che si capisce, che ho spiegato molto spesso, è che comunque che siano chiusure, ritornelli, turnaround, eccetera, vedete che la cosa che sta facendo Neil in questo momento, che ha creato, è che le triadi o le chiusure sono sempre molto composte e più ravvicinate possibili. Vedete che questo grado si sposta sempre molto vicino e tiene gli alti il più vicino possibili alle chiusure. Vedete? Ho un Re Fa diesis, La Fa Do e come chiude sul primo grado. Vedete? Riparte. Ok? Per cui diventerà. È chiaro che nell'accompagnamento, se non si ha ancora la capacità di prendere tutte le corde giuste, senza andare a prendere i bassi perché non li si devono prendere, questi sono ottimi accompagnamenti per esercitarsi il più possibile, vedete? Vedete che ci sono dei brush, cioè non sono sempre suonati, cioè non è suonato così, no? Per cui bisogna ascoltare sicuramente molto il pezzo e cercare di approfondire ed esercitarsi il più possibile. Un'altra cosa, le freak. Come se fossimo su una parte della pentatonica di là, cioè. Vedete che prendo. Molto semplice, per cui anche qui non vado a prendere le altre note, ma cerco di stare sempre su questa parte dell'accordo del Sol e del Si, per cui. Quindi Sol, La rientro. È chiaro che è
molto importante cercare sempre di stare sul battere e di non andare in levare, per cui vedete che anche qui sono sempre con questo brush, cioè proprio per cui raspo un po' sulle corde. Per cui qui faccio un hammer e lego. Ti consiglio di andare a scaricare tutti i pezzettini dei PDF che ho caricato sul blog e di esercitarti il più possibile su queste parti. Ciao!